Ciao a tutte, scusate la prolungata assenza, lo so che è una vita che non faccio video, sono sempre un po' tanto incasinata con la scuola. Quindi ho pensato di fare un super mega haul di vari acquisti e ordini che ho fatto in questo lasso di tempo, così magari se vi interessa qualcosa mi potete chiedere la recensione. Allora, iniziamo con, ho fatto un piccolo ordine da trucco minerale, non avevo mai acquistato prima da loro e ho preso un fondotinta nel colore Fair Neutral, e quello da 8 grammi, non sono quelli piccolini, e il pennello Kabuki, il Kabuchino. Scusate, trucco minerale è Neve Makeup. Questo Kabuchino. E tra l'altro il fondotinta non mi piace. Poi ho preso la rugiada per makeup. Questa mi piace. Mi piace abbastanza. È buono, molto buona secondo me anche come base. Poi mi hanno mandato degli omaggi perché era un ordine che ho fatto con altre persone, quindi era abbastanza consistente. Mi hanno mandato l'ombretto diamanti in polvere, quello piccolino penso da 2 grammi. Adesso ve lo faccio vedere, è praticamente una specie di bianco argento super glitteroso. Ed è questo, scusi, non sono più capace a fare i video, quindi non so in realtà cosa vediate. E poi mi hanno anche mandato questo, che tra l'altro volevo prendere, proprio questo colore, il Kiss Design, sì, Kiss Design, la penna rossetta a prova di bacio nel colore 04 Pop Art, che è esattamente fatto a pennarello ed è quello che ho addosso ora. Questo l'avevo provato, però non sono sicura della durata. Mi era sparito dopo un pochettino. Poi andiamo avanti. Ho un paio di cosine della Essence. Ho preso le ciglia finte, che devo ancora provare, sono molto carine però. Ho preso dei nail stickers semplici. E poi ho preso anche questi nail art glitter. Ho preso quelli rosa, non si vede un tubo. Ho preso quelli rosa, sembrano quasi madreperla. E ho trovato il pennellino, il famoso pennellino per il blush, che è molto carino, mi piace. Poi vediamo, ho preso uno smalto OPI, il Mad Azette, che è molto molto particolare con mille riflessi, questo è bellissimo, stupendo. Poi ho Echo di Gioia, che mi sono fatta regalare per il mio compleanno, quindi il compleanno è il 29 novembre e oggi siamo in marzo, ecco quello che ne è rimasto, praticamente io bevo il profumo. Poi ho fatto un ordine sempre verso novembre da Love Makeup, mi sembra sia Love Makeup, e ho preso un po', sono cose che ho preso io, un po' sono regalini. Ops, ho dimenticato di portare qua un ombretto. E un po' sono dei regalini per buona Natale, compleanno, non so che mi hanno fatto. Allora, ho preso le Ardell Demi Wispies, non c'è neanche scritto il numero, che sono molto molto belle, le ho usate, sono molto morbide, si applicano molto facilmente, fanno un effetto ciglia folte, però non eccessivo, nel senso non si vede che avete delle ciglia finte addosso. Poi due
Lip Tar di Obsessive Compulsive Cosmetics, OCC. E uno è il Not Safe for Work e l'altro è il Catricia. Vi faccio vedere un secondo. Questi sono fighissimi perché ne basta un goccio, ora non ho neanche un pennellino ovviamente. Ce la faccio magari. Yuhu. Ok. Sono veramente ultra pigmentati, ne basta un goccetto così e poi li tirate tipo, cioè vi faccio vedere. Vedete quanto si tirano e potrei andare avanti a colorare ancora. Idem per il Not Safe for Work. Sono stupendi, non costano neanche tanto, sui 10. Scusate, mi ripulisco un secondo. Aiuto. Poi ho preso due cosine della Lancôme, che è questa marca con queste scatoline stupende con l'unicorno. Ho preso due rossetti, il Sentry Fuchsia, forse si legge, che è questo molto. Vi faccio vedere un attimo le confezioni perché meritano. Hanno questo unicorno. Belle, belle, belle. Questo è il Centrifugia. Che è bellissimo anche se ne date poco. Questo qui. Anche questi ultra pigmentati, morbidi. E il Airborne Unicorn. Che siamo sempre su quel viola stile Catricia. Non ancora usarlo questo. Poi ho preso due cosine della Sugar Pill, sempre tutto da Love Makeup. Sugar Pill è un'altra marca molto particolare con delle scatoline, del packaging altrettanto particolare. Ho preso un ombretto e questo è Love Plus. Ne hanno uno che si chiama Poison, qualcosa del genere, che è un viola molto molto simile al 92 di Makeup Forever, da quello che ho potuto vedere dalle foto. Questo è proprio un rosso matte, però si vedono degli sbrillini, non so perché. Ed è assolutamente ultra scrivente. Guardate che roba. Poi ho preso un pigmento sempre della Sugar Pill. L'ho preso perché l'ho visto in un video tutorial di X Sparkage. Questo mi esce ogni volta dalla confezione. La confezione dei pigmenti è così, non mi ricordo bene il prezzo, però non mi sembra altissimo. Questa è la confezione dei pigmenti, quantità 5 grammi. Questo è il Tiara. Ed è un argento molto luminoso e la polvere è molto molto fine. Dove lo metto? Metterlo qui. Da questo